Ragazzi, bentornati sul canale del Blazing Team. Siamo qui con il grande Mario Argirò. Cosa hai fatto oggi? Come al solito, dopo 64 e torno a casa con il tappetino. Guardate, un attimo, almeno è bello. Sì, tanto. Che hai giocato, Mario? Magno, ovviamente. Il mazzo perfetto per la Svizzera, penso. Ho giocato da tanto tempo. Durante la Svizzera ho beccato Luna Light Orcus e ho pareggiato in modo particolare, quindi ho pareggiato la prima, poi ho fatto 7 vinte, vari Salamagna, ho preso un treno, un Saber Drago e un Thunder Danger, poi dei due ho perso le prime due da un Salamagna e da un Trickstar e poi in bollo ho preso un Thunder Danger, ho vinto e ora ho perso 64 dal finalista del nazionale tedesco con Salamagna. Ok, vi faccio vedere velocemente la lista perché hai alcune idee. Due perché veramente tre solo nelle versioni che pescano tanto con Bufferlo e Po. Sono veramente giovani. E Tremor ovviamente. Allora io questo l'ho sempre odiato, mi hanno convinto a giocarne uno, ma veramente è inutile. Perché il proposito è lo ha di meaning quando c'hai tanti mostri. L'ho visto solo due volte nello stesso match, entrambe le volte non avevo lo scartino. O ne giocate tre, ma fa schifo secondo me. Ok, cioè, bene. Il mazzo ha da tutto, non avete bisogno. Perfetto. Cioè, veramente. Persona non common. Ah, non sono ulti. Lo so. Mantovani me le sparava troppo. Entra standard, ovviamente. Bene, le 12. Poi tre circoli, due meaning, perché questa è una carta mediocre secondo me. Oltretutto un europeo è pieno di Thunder Danger, se ne meaning ovviamente è inutile e devi anche scartare una teoria. Quindi ne desidavo anche una contro Thunder Danger, secondo me è mediocre. Devi giocarla perché numericamente hai degli addini in più, ma francamente non fa schifo. Ok, questa invece purtroppo non piace neanche a me come carta, però va giocata perché comunque Salamagna è un combo, cioè tutte le entrate che ti prendi, tipo Ash su questa devi avere e poi una trappola contro i Thunder. Le tre mono, questa mi è piaciuta molto perché puoi farci Borelo Frego Duel, molto molto bello. Vabbè, due Cosmic di main perché comunque meglio con quei pendoli ipoteticamente nei mirror, in quei santuario contro Orcus, anche se non ho beccati. Ok, perfetto. Main quante? 40? 40 sempre a 40. 40 standard. Allora. Questo standard giocatela tutti per favore. Ovviamente due sarebbe meglio per i mirror, però non avevo spazio. Alla fine te lo ricicli e lo usi, sono poche le volte in cui senti veramente la mancanza del secondo. Ok, beh, Dueller ovviamente, il mazzo è forte per questo. Allora, nessuno si caga sta carta. Allora, questa carta mi ha fatto vincere in bolla contro Thunder Danger, ma è fortissimo nei mirror. O sai, tu fai prima questo, lui si fa in meno per levarti, ma perché te la leva. E dopo fai questo. Questo di primo possite contro Salamagna non è chissà cosa. Ma questo e poi questo è fantastico. Cioè, è proprio e poi contro Thunder Danger, perché Thunder Danger, i colossi, le diatate, li metti in difesa. Uh-huh. Li farsi di meno per levarti, ma poi vabbè. Mai fatto, mai anche. Bisogna giocarlo. Sì, col vecchio arco che non fate morti di fame. Side, dai, che è la roba più interessante di tutto il mazzo. Tre lancea, sono felice di questa tech che ho inventato. Boia. Tre droll e contro tante tech. Anche contro True Dragon. Questa è la side Thunder Danger, questione. Ok. I mirror non le mettevo, i mirror mettevo solamente sia di primo che di secondo questa, perché è una carta di una, cioè, ho vinto tante di quelle, ma non per ottica a fare, ma perché la settavo, l'oppo faceva, per acciastaglio lì, fai questo. Vabbè, poi ho deciso di giocare tipo tre di queste, ero indeciso sul terzo Cosmi, però alla fine una landing non valeva la pena, e Exodia è proibito. Order. Ovviamente zero Sky Strike. Che sfiga. Che culo, che sfiga. Allora io ringrazio il team, ovviamente ringrazio tutti gli amici che mi hanno supportato. È stato un inizio di mattinata molto duro. All'inizio io schifavo la top 64 perché giustamente eccetto un ICS esco sempre ai big event subito. Però poi visto che ho perso le prime due di oggi ho capito quanto sia importante comunque fare top. Ovviamente ambisco a qualcosa di più come tutti, però bisogna anche prendere le cose per come sono.
bravo, cosa mi ha battuto bravo. Il 64 si è dimostrato più bravo. Lo detesto perché non gioca la fusione. Però vabbè, rimetterò dislike a questa anche alla prossima profile. E niente, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e nei prossimi giorni uscirà il report dell'europeo più la banner tradition, dopo ci sarà una pausa estiva, non potete pretendere che faccia patente di libro. Ringrazio Zara per la profile, grazie a te e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao, ciao.